Buonasera a tutti, io sono Michela Senatora, per chi non mi conoscesse, sono la segretaria della Consulta Giovanile. Questa sera insieme a Paolo Dragone, presidente della Consulta, abbiamo il piacere di darvi il benvenuto alla terza edizione di Cropania Verde Rainbow. Edizione che purtroppo l'anno scorso è mancata e di cui abbiamo sentito la mancanza. E, diciamo che sono un po' emozionata dopo un anno di stop. Niente, vado subito a presentarvi gli ospiti che prenderanno parte al dibattito. Ho il piacere di presentarvi Alessandro Cecchi Paone, giornalista, politico e divulgatore scientifico. Autore anche del libro Avviso Aperto, di cui stasera avremo modo di discutere. Domenico Latino, giornalista, autore di Volevo essere la Barbie, storia di Davide. Storia di Davide, ordinario omofobie. A questo proposito voglio subito salutare Davide, Marco e Riccardo, che supportano il progetto fin dall'inizio, da quando ha preso piede nel 2021. Arianna Di Lauro, membro di Collettiva Medusa, una collettiva transfemminista autogestita e presente in Unical dal 2022. E Francesca Garbone, membro di Politi School, organizzazione giovanile universitaria presente in Unical, che ha come sua attività principale quella di divulgazione e informazione politica, a cui passo subito la parola. Grazie mille, sono contenta di aprire questo evento. È un evento che seguivo, diciamo, già da spettatrice, già subito 2 anni fa, appunto, non l'anno scorso, in quanto non c'è stato. In quanto, diciamo, prima persona a iniziare l'evento, vorrei introdurre questo tema alla comunità, appunto, di Cropania. Come sappiamo, il tema dell'omosessualità, o comunque in generale il tema della comunità LGBT, è un tema che inevitabilmente polarizza un po' le comunità e in particolare, penso, crea un po' di problemi nella comunicazione anche all'interno di spazi molto più grandi, cioè all'interno di associazioni o all'interno di gruppi, di movimenti. È molto facile parlare di queste cose perché ci si chiude all'interno della propria bolla, o magari all'interno di un gruppo di amici, per esempio, che hanno più o meno i nostri stessi interessi. Ma parlare con una comunità è molto molto difficile, e io credo che la Consulta Giovanile da ormai 3 anni stia cercando di fare un passo che è veramente difficile. E vedo che comunque c'è tantissima partecipazione stasera, e quindi penso che l'evento stia piacendo. Vorrei che vi faceste un applauso per la presenza e per il supporto che ci date. Comunque è molto importante, veramente, quindi bravissimi veramente. Ricordo la prima volta che sono venuta, c'era proprio un ambiente diverso, e vedo che siete molto molto cresciuti, quindi sono molto contenta per questo. Quindi, come dicevo, in generale come tema lo ritengo un tema sì difficile, però non incomprensibile. Cioè, credo che questo sia un tema su cui tutti, prima o poi, a un certo punto della vita, che sia da adolescenti, quindi da giovani, da adulti, ma anche da anziani, bisogna riflettere, che è il tema della diversità in generale, perché magari fino a qualche anno fa, quando si parlava di diversità, parlavamo del colore della pelle. Ora si pensa che sia un tema superato, io non credo che sia un tema superato, anzi, però diciamo che il tema dell'omosessualità, quindi della diversità sessuale, della diversità identitaria, nel senso come io mi sento, quello che io credo di essere, è un tema che è molto meno visibile rispetto a quello del colore della pelle, quindi può essere considerato molto più complicato da comprendere, appunto. Quindi stasera siamo qui tutti noi a portare le nostre testimonianze, da punti di vista possibili, per cercare di renderlo più fruibile a tutti, che è un po' quello che anche noi di Politi School facciamo, cioè cerchiamo di non disqualificare sì l'informazione, ma senza banalizzarla, senza mai banalizzarla, perché questi temi sono temi che non vanno mai banalizzati e non dovrebbero nemmeno essere sotto gamba. Secondo me, e penso che su questo conveniate tutti.
In generale io qui come parte del gruppo di Quality School vorrei parlare di questo tema dal punto di vista dell'informazione, appunto dell'informazione politica. Questo tema inevitabilmente polarizza la conversazione, polarizza il dibattito, perché troviamo la persona che è super pro ai diritti della comunità LGBT, a partire dal diritto al matrimonio egualitario, per esempio, a finire con, non so, adesso non mi vengono in mente altri esempi, oppure parte proprio, vediamo chi è proprio contro, chi pensa che essere omosessuali o essere transessuali sia contro natura, che quello in cui noi nasciamo sia il nostro essere e basta, cioè che si nasca per natura eterosessuali. Chi si informa un po' sa che l'omosessualità in realtà esiste, ora? E quindi diciamo che la domanda sorge un po' spontanea, cioè perché dovrebbe esistere tra, non lo so, tra, ma non tra gli umani, cioè siamo comunque parte della natura, quindi perché dovremmo esimerci da quelle che sono un po' le leggi della natura? Quindi vorrei che questo fosse una cosa su cui... Okay, continuo da qui. Sia un tema su cui tutti noi riflettessimo. Anche sei fermata ai delfini. Come? Fino ai delfini abbiamo sentito. Ok. Dopo delfini, che cosa stavi dicendo? Dicevo che riflettere sul fatto che questa parte faccia parte della natura, cioè la sessualità, è una cosa naturale, punto e basta. Cioè, proprio su questo penso nulla da dire. Quindi riflettiamo su questo, quando torniamo a casa, quando riparleremo con la nostra famiglia, anche su questo penso sia un tema di cui stasera parleremo, quando parleremo di nuovo con il nostro gruppo di amici, cerchiamo di pensare in maniera diversa, di uscire dalla nostra zona di comfort e cercare di pensare quello che prova una persona quando per la prima volta inizia ad interrogarsi sulla sessualità. Per dire, cioè, questo è un tema che negli ultimi anni, penso da una decina d'anni in Italia in particolare, è tornato in auge dopo vari movimenti che comunque già si muovevano, per esempio negli Stati Uniti d'America. È tornato in auge, però ovviamente preso in mano dalla politica si è polarizzato totalmente, quindi troviamo gente che la pensa in un certo modo perché l'ha sentito dire così in televisione, oppure il giornalista di riferimento parla in quel modo. Ecco, questo è un tema su cui il mio team lo sa benissimo, ci tengo particolarmente, batto veramente tanto, le parole sono importanti. Quindi attenzione quando parlate di sessualità in generale, attenzione a come parlate alle persone, perché le persone hanno dei sentimenti, hanno dei pensieri, hanno delle emozioni, quindi se posso usare una parola un po', cioè dire la parola frocio per esempio, è una parola che si dice sì scherzando, molta gente lo dice in maniera scherzosa, però è una parola che potrebbe ferire, potrebbe segnare una persona a vita. Quindi, cioè per dire, le parole sono importanti, riflettiamo prima di parlare con una persona, anche se magari non si tratta effettivamente di sessualità, cerchiamo di pensare a come potrebbe stare quella persona nel momento in cui ci parliamo e diciamo una cosa di questo tipo, cioè magari quella persona potrebbe avere paura a fare coming out, che appunto è il termine con cui una persona omosessuale decide di rendere la sua omosessualità pubblica, che è un momento assolutamente personale in tutti i sensi, sia nei tempi che nei modi. E riflettiamo quando parliamo con le persone, perché molte persone potrebbero decidere di non farlo mai, di tenere sempre nascosto questo segreto, appunto, che poi diventa un segreto dentro di loro per sempre. Quindi riflettiamo su questo, non voglio appesantire troppo il dibattito, però credo che ci voglia una sensibilità particolare per queste cose, senza però credere che bisogna avere, non lo so, una
cioè bisogna proprio camminare in punta di piedi, e camminare in punta di piedi nel non ferire i sentimenti di una persona, come faremmo con qualunque persona a cui teniamo. Quindi pensiamole in questo modo, non sono persone diverse, e quindi è una discriminazione che appunto categorizza. Cioè, sono cose che dobbiamo accettare che siano naturali. Quindi, ripeto, nell'informazione questa cosa è stata altamente polarizzata. Quando leggiamo il giornale, cerchiamo di guardare a quelle informazioni in maniera critica, non fermiamoci al titolo, non fermiamoci alle prime frasi che leggiamo, perché spesso, specialmente nel giornalismo odierno, quello che abbiamo avuto modo di notare anche noi, si tende a buttare lì l'informazione, scatenare quello che viene detto clickbait, quindi cercare la viralità dell'informazione e quindi scatenare un'emozione forte. Siamo abituati nell'informazione attuale ad avere delle emozioni forti. Quando però quel titolo ci suscita delle emozioni forti, continuiamo a leggere l'articolo appunto di giornale, o continuiamo ad ascoltare il servizio del giornalista in televisione, e cerchiamo di capire qual è il punto a cui vuole arrivare, le parole che usa, come pesa le parole, dove pone l'accento nel modo in cui parla. La stessa cosa che sto facendo io ora con voi, praticamente cerco di portarvi a quello che voglio portare appunto a voi stasera. Quindi guardiamo alle cose in maniera critica, cerchiamo di non essere superficiali, e se non siamo superficiali nell'informazione non dobbiamo esserlo neanche con le persone. Questo qua. Grazie, grazie mille. Grazie Francesca. Francesca ci ha dato diversi spunti, Michela mi ha già presentato, io sono Paolo. Sono rappresentante della consulta giovanile Grobani, e gli spunti che ci ha dato Francesca sono in primis la tematica del coming out, che diciamo garantisce la manifestazione della consapevolezza del proprio orientamento sessuale al pubblico. Quindi il coming out fa sì che il proprio orientamento sessuale venga appunto reso noto a tutta la collettività. Ora, qual è il problema? Il problema è che ad esempio la discriminazione sul colore della pelle non ha bisogno del coming out, cioè io ti discrimino perché ti vedo in un determinato modo, mentre il coming out io ti discrimino nel momento in cui tu manifesti il tuo proprio orientamento sessuale. Quindi qua c'è una discriminazione che è diretta in un determinato caso e invece indiretta in questo caso, quindi serve una causa per l'effetto che è la discriminazione. Quindi il coming out serve proprio per diciamo spezzare quei pregiudizi che ancora oggi sono presenti nella nostra società, e proprio ci leghiamo ai libri che questa sera saranno presentati qui in questa piazza, e sono appunto il libro Avviso Aperto del dottor Alessandro Cecchi Paone e Volevo essere la Barbie, storia di Davide e ordinarie omofobie del giornalista Domenico Latino. In merito al coming out, io appunto volevo concentrarmi sul primo libro chiedendo al dottor Cecchi Paone una domanda che scende nella sensibilità e nell'intimità della persona. Diciamo che il libro è una raccolta, è stato scritto nel 2006, diciamo è stato pubblicato nel 2006, edito Marsilio, ed è una raccolta di considerazioni positive e negative che sono state indirizzate al dottor Cecchi Paone dopo il coming out in occasione delle politiche europee del 2004. Quindi diciamo che in coincidenza stiamo festeggiando il 20° anno del suo coming out, 2004-2024. Coincidenza. Neanche noi in fase di organizzazione, poi qua l'abbiamo capito. Quindi appunto una serie di email, una serie di commenti a riviste, articoli di riviste, in cui la collettività, sostenitori, oppositori, hanno rivolto il proprio pensiero verso il coming out del dottor Cecchi Paone. La mia domanda è,
anche a differenza del libro di Domenico Latino, che parla della storia di Davide, Davide ha fatto il suo coming out, diciamo, a 18 anni. Lei ha compreso il suo orientamento sessuale. No. Davide, lui ha raccontato la storia di Davide, lui, Domenico. Non vorrei che gli desse lo è. No. Perché poi c'è il rischio che raccontare la storia di qualcuno possa... No, questo no. E non deve accadere, Non ci sarebbe niente di male, ovviamente. Non deve accadere a livello di discriminazione. Comunque, la domanda è appunto in relazione a quando ha maturato, cioè come ha maturato questa, questa consapevolezza e quali, appunto... come poi ha gestito, anche perché nel momento in cui ha maturato questa consapevolezza lei era sposato, era in una relazione eterosessuale, quindi cosa è successo in lei e se può di nuovo ripetere, quindi celebrare questo ventennio dal 2000, ventennio, ma non capite male, per favore. Allora, a questo punto mi aspetto anche una torta, visto che sono 20 anni, non me ne ero accorto. È successo questo, che il mio mestiere, come voi sapete, il mio mestiere è da sempre, da 45 anni oggi, quindi 25 anni all'epoca, di fare il giornalista, di fare il divulgatore scientifico, culturale, storico, facevo la macchina del tempo, e di fare il professore universitario. Sono 25 anni che insegno a Milano, a Cassino, a Venezia e a Napoli. Quindi il mio mestiere è raccontare le cose come stanno e raccontare la verità, piccola o grande, delle cose. E per quello io ho detto, la prima cosa che devo raccontare è la verità su di me, sennò come faccio a essere credibile? Come faccio a non dire la cosa più importante, che è la propria dimensione privata, sentimentale, affettiva e sessuale? Quindi mi fu assolutamente naturale raccontare questa evoluzione che era avvenuta nella mia vita. Io ho molto amato le donne, ho avuto una splendida moglie per 10 anni, che adesso è la donna più importante della mia vita in un modo diverso, al punto tale che è stata testimone del mio matrimonio con un giovane uomo avvenuto lo scorso dicembre, quindi pensate come siamo rimasti comunque legati. E quindi io ho detto, questa cosa è cambiata, non posso non raccontare al mio pubblico, ai miei studenti, a coloro che mi seguono, se io dico che cosa sta succedendo nel corso di una guerra o nel corso dell'estinzione dei dinosauri, non mi crede più nessuno, se poi cominciano a girare le voci che girano sempre, che in realtà io, continuando a dire di essere sposato, di amare le donne, in realtà mi sono spostato su un altro versante della mia vita. E quindi ho detto, comunico, così come comunico le cose esterne a me, comunico la cosa più importante per me. E mi ricordo che si impazzirono tutti quanti i miei colleghi, perché non l'aveva mai fatto nessuno in Italia. Noi siamo abituati, lo dico soprattutto ai più giovani, che ogni giorno aprono un giornale e c'è uno che dice che è gay, che è bisessuale, che è lesbica, che è trans, che ancora non ha le idee ben chiare. Ma all'epoca zero assoluto in Italia, era una cosa che succedeva solo nei paesi anglosassoni e nordici. Prima di me c'è stato solo Leo Gullotta, di cui nessuno si è stupito, perché per tutta una vita mandava un messaggio molto chiaro. Ricorderete, soprattutto gli appassionati del Bagaglino, che era sempre vestito da donna perché faceva la signora Coriandoli. Per cui che la signora Coriandoli dicesse guardate che sono signora Coriandoli anche nella vita, nessuno si è stupito più di tanto. Leo, che è persona tra l'altro molto colta, non è come me un combattivo, per cui non è che ha detto io racconto chi sono veramente e poi mi metto a lottare perché possano tutti essere liberi quanto sono io, tutti possono avere i diritti che mi sono guadagnato io, tutti possano non essere in qualche maniera mortificati o umiliati o insultati. Leo lo ha detto, ha dato un importantissimo segnale, ma lì si è fermato. Io sono stato il secondo e avendo questo ruolo di educatore, amatissimo dalle mamme e dalle nonne, tutti erano molto, molto spaventati e molto preoccupati. E lì ebbi il primo segnale positivo. Berlusconi
fu il primo a telefonarmi dicendo: hai fatto bene, conta sempre su di me, sul mio partito e sulla mia azienda, perché tu possa continuare questo tipo di battaglia di civiltà, questo tipo di battaglia di diritti, che deve valere per tutti, deve essere trasversale, non deve essere per forza di sinistra, di centro o di destra. E questa è stata una cosa che volevo dirvi, perché se avete ascoltato la settimana scorsa sua figlia Marina Berlusconi dire che sui diritti civili e sui diritti delle persone LGBTQ+, ma anche sull'aborto, ma anche sul fine vita, lei, figlia di Berlusconi, sostenitrice con tanti soldi dell'attuale Forza Italia, editrice col fratello di Mondadori e di Mediaset, abbia detto: io in questo mi sento più vicina alla sinistra perché questa destra non fa quello che si deve fare e che fa anche in tutto il mondo, voi capite che anche Marina Berlusconi ha detto qualcosa di estremamente importante. E allora io ho detto ai tutti i giornalisti che mi chiamavano perché avevo fatto quello che avevo fatto e perché soprattutto tendevo a rispondere in maniera molto semplice. Ricordo Maria Corbi, una grandissima giornalista della Stampa, all'epoca la Stampa era un giornale molto molto importante perché era ancora di Gianni Agnelli che era vivo, fecero un'enorme apertura in prima pagina, tutti, ma loro in particolare, e lei come prima domanda dice: perché l'ha fatto? E io risposi: perché no? Perché per me non c'era motivo di non farlo, nel senso che non percepivo nulla di sbagliato in me, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista medico, né dal punto di vista emotivo, né dal punto di vista sessuale, né dal punto di vista culturale, né dal punto di vista religioso. Quindi perché non lo devo dire? Se voi ci pensate bene, tutti coloro che ci hanno preceduto o che magari sono qui e non lo hanno voluto o potuto dire, non hanno detto, non l'hanno potuto dire perché qualcuno li ha convinti che in loro c'era qualcosa di sbagliato. Non è vero. E quindi tutti coloro che hanno poi fatto molto in ritardo coming out dopo di me in Italia, l'hanno già fatto prima e continuano a farlo all'estero, sostanzialmente dicono questo: siamo come gli altri, siamo tutti uguali, non c'è niente di sbagliato. Anche perché non esiste in realtà l'omosessualità. È stata inventata da un medico tedesco a metà dell'Ottocento, vedete che continuo a fare il mio mestiere, il quale voleva proteggere i suoi pazienti omosessuali che andavano da lui per malattie che non avevano, perché pensavano che in quanto omosessuali fossero malati. E allora lui, per non stare lì a discutere ogni volta, a spiegare di qua e di là, diceva: sei omosessuale, non vuol dire nulla. Se voi andate a dire al fantasma di Giulio Cesare, famosissimo bisessuale della storia, grandissimo combattente, grandissimo soldato, o Alessandro Magno, che ha avuto un fidanzato per tutta la vita, pur avendo anche lui tante mogli, scusami, lei è omosessuale, quello ti guarda con due occhi così, perché pur essendo una parola di origine greca, non esisteva nel mondo greco, non c'è la parola omosessuale. Per dare un'ulteriore indicazione di questo, vi racconto di nuovo bene la mia storia. Allora, io ho amato le donne, quindi sono stato con le ragazze, ho avuto come tutti le mie fidanzate, le mie amanti, le mie storie. Poi ho avuto un matrimonio con una donna. Poi ho avuto un matrimonio con un uomo, lo scorso dicembre, il quale a sua volta aveva avuto un passato con delle donne, una delle quali gli aveva regalato una meravigliosa figlia che adesso è mia nipote. Allora, chi siamo io, mio marito, la bambina, la ex moglie mia, la ex moglie sua? Non esiste un termine che tiene tutto questo insieme, perché in realtà siamo tutti uguali, ma tutti diversi e tutti complessi. Chi è estraneo al movimento che difende i diritti delle persone che sono perseguitate sa bene che ci stiamo un po' impazzendo, perché una volta il movimento era il movimento dei gay e delle lesbiche. Poi giustamente è stata aggiunta una T, trans, che sono le vittime delle vittime, le più perseguitate. Vorrei che faceste un applauso alle persone transessuali e travestite, perché sono veramente quelle che soffrono ancora adesso più di tutti e hanno i problemi maggiori
Pensate che nella maggior parte dei casi ancora oggi tutti sono convinti che chi fa la transizione o si traveste automaticamente faccia la prostituta o il prostituto. Non è vero, è stata una cosa a cui sono stati costretti perché nessuno lì o le faceva lavorare. Ma questo fatto che trans e travestito uguale prostituta è una cosa terribile, una falsità, è uno stigma che crea dei danni e dei dolori tremendi. Questo è il più grande di tutti ed è quello che è più difficile da abolire. Poi abbiamo aggiunto la Q di queer, e chiedo aiuto a tutti voi dopo di aiutarmi a definirlo, perché io stesso non ci riesco. Quindi siamo oggi a LGBTQ. Aspetta, a questo punto comincia tutta una serie di altre lettere. Lui dice I, che sta per indeciso. Però intersex, ci siamo. Intersex. No, ma sto scherzando, ovviamente sono tutti benvenuti. Però non esiste. Come si fa a fare una battaglia, una comunicazione, un articolo, una lezione universitaria dicendo adesso parliamo del problema LGBTQ+I? Allora abbiamo deciso che dopo queer abbiamo messo una più, un più, nel senso che va bene tutti dentro, ma voi mi insegnate che se ci sono tutti dentro non c'è dentro nessuno, o meglio, non esiste una definizione stabile della sessualità, della emotività e dell'affettività. Chiudo questo mio primo intervento dicendo che il mio psicologo, perché andai a chiedere anch'io un consiglio, dice cioè, la moglie la amo, adesso il fatto che io mi sia innamorato di un mio amico, il mio migliore amico, quindi partendo da una emozione affettiva, non da un'attrazione sessuale, che poi è diventata anche una storia di fisica, dice che cosa sono? E lui gli ha detto, guarda, se proprio hai bisogno di un nome, tu sei un bisessuale diacronico, non vi spaventate. Ci sono i bisessuali sincronici, cioè quelli che contemporaneamente hanno attrazione e amore per una persona maschile o una persona femminile, e poi i diacronici, che sarei io, che spavento, che per un periodo della vita sono tutti totalmente eterosessuali, cioè stanno con le donne, e poi dopo un certo periodo della vita maturano un'altra dimensione e sono solo omosessuali. Quindi sono un bisessuale diacronico. Secondo me la definizione più carina è quella del più grande scrittore del Novecento, non riconosciuto come tale. Non so se avete letto Aldo Busi e conoscete quello che tutti i miei colleghi critici letterari e storici della letteratura italiana dicono essere il più bel libro del Novecento, che si chiama Seminario sulla gioventù. È un personaggio difficilissimo, il più grande traduttore in italiano di testi inglesi, francesi, spagnoli, una testa gigantesca. Purtroppo è un uomo difficile che in televisione qualcuno avrà visto dar fuori di matto 100 volte più di sgarbi, il che gli ha reso veramente difficile la vita. Il quale mi ha detto, senti Alessandro, piantala di definirti in un certo modo piuttosto che in un altro, tu sei diversamente etero. Dottore, la ringrazio per tutti questi concetti, che ovviamente devono avere anche il tempo per essere assorbiti, diciamo capiti, quindi speriamo che durante questa sera riusciamo anche a scandagliare ulteriori temi. Quindi siamo partiti dal coming out e al momento io mi occuperò della parte più letteraria, culturale, poi si scenderà anche nel contesto dei temi politici, istituti giuridici, quindi ci sarà anche un'altra parte. E io questi aspetti quali sono quelli che interessano e curiosiscono di più, perché poi noi lavoriamo sia qui che nei nostri mondi, sui giornali, per il giorno, l'università, per voi. Quindi delle tante cose che possiamo dire, magari ci aiutate voi a capire quali sono quelle che in questo momento e stasera vi interessano di più. Grazie. Continuando appunto sul. Però, faccio una cosa per voi. Non si sente. Signora, volevo dire che noi possiamo chiacchierare quanto ci pare, ma noi siamo qui per voi, così come siamo per voi quando scriviamo, quando siamo in televisione, quando siamo all'università. Quindi a un certo punto, se lei ha una curiosità particolare, o lui o lei o là, ce lo dite e noi parliamo soprattutto prima
o magari soltanto di questa cosa. Ce lo dovete dire voi, perché noi per fortuna possiamo parlare di tantissimi aspetti, come ha detto il nostro amico e collega. Magari lei ha una curiosità particolare, rispondiamo prima alla sua, alla sua, alla sua, alla sua, alla sua. Grazie mille. Se ci sono domande, al momento può... Se no, sì, si va avanti. Niente, ok. È stata compresa questa definizione di LGBTQI+. Okay. ci siamo. Allora, continuando su questa linea letteraria, volevo spostarmi ora sul libro di Domenico Latino. I due libri si inseriscono nel contesto della Biblioteca Comunale Saverio Grande di Crotoni. Ovviamente non siamo fisicamente nella biblioteca, ma abbiamo voluto aprire le porte e anche spostarci fisicamente, quindi siamo a mare. Volevo porgere i saluti del responsabile della, appunto della biblioteca, il signor Luigi Stanizzi, che appunto non è riuscito per motivi istituzionali ad essere qui. Manda i saluti a tutti gli ospiti, Domenico Latino, Cecchi Paone, Francesca e Arianna. Si scusa per non essere qui, però è contentissimo di, appunto, che questa iniziativa si svolga oggi qui a Crotone. Ritornando al libro di Domenico Latino, volevo prima introdurre dei saluti istituzionali, perché il libro si inserisce nel cosiddetto progetto Vittime del Pregiudizio, e volevo appunto chiamare qui per un saluto istituzionale la dottoressa Anna Maria Stanganelli, che appunto darà, che è la garante della salute della Regione Calabria, che appunto spiegherà il progetto Vittime del Pregiudizio anche in contesto al libro di Domenico Latino. Volevo essere la Barbie, storia di Davide Ordinario Mofutini. Prego. Sì, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori di questa splendida serata per l'invito, un saluto alla comunità di Crotoni e tutti i presenti. Grazie per aver voluto che fosse presente questa sera anche il garante della salute della Regione Calabria, una figura nuova che è stata recentemente eletta, dottore Cecchi Paone, dal Consiglio regionale dopo 14 anni dall'emanazione della legge regionale che ne definiva compiti e funzioni. Per cui ecco una grande conquista di civiltà per tutte le persone. Il garante spetta proprio il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, cultura, etnia, orientamento sessuale, in tema di assistenza sanitaria e sociosanitaria. E allora cosa ha fatto l'ufficio del garante della salute? Ha avviato, sulla base delle sollecitazioni che sono pervenute da realtà associative, penso all'Arcigay, a Gedo, un percorso che abbiamo titolato Vittime del Pregiudizio, per promuovere quella cultura della non discriminazione, dell'inclusione, che riteniamo debba partire già dai banchi di scuola. E in questo senso si inserisce il romanzo di formazione, mi piace definire, di Domenico Latino, Volevo essere la Barbie, che reca tra l'altro la prefazione del massmediologo Klaus Davi e che mi pregio di aver presentato per la prima volta in Consiglio regionale. Un libro che tra l'altro, mi piace ricordare, è stato selezionato per la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino. Domenico inoltre è risultato finalista grazie a questo meraviglioso testo al premio Estense, per cui è un libro che sta riconoscendo ecco, l'importanza di avviare ecco, discussioni proprio su quanto sia fondamentale ecco, promuovere la cultura della non diversità. E allora cosa diciamo come ufficio abbiamo fatto? Abbiamo appunto promosso iniziative di sensibilizzazione su questi temi e avviato iniziative anche di prevenzione in tema di salute, perché le associazioni avevano chiesto un mio impegno, perché molto spesso i diritti di queste anime che si trovano a vivere nelle periferie esistenziali della nostra società non vengono garantite. Per questo mi sono impegnata per fare in modo che questo potesse piano piano avvenire. E lei prima aveva citato Dusi, io cito Oscar Wilde, ecco, parliamo di amore, nel De Profundis Oscar Wilde, rivolgendosi dalle carceri al suo compagno,
al termine di questa lunga lettera dice: e per quanto incompleto e imperfetto io sia, tu da me hai ancora molto da imparare. Venisti a me per insegnarmi il piacere della vita, il piacere dell'arte? No, io sono venuto qui per insegnarti qualcosa di ben più profondo, il significato del dolore, la sua bellezza. Ecco allora che la storia di Davide, che dalle ceneri del dolore, attraverso questo libro, ha potuto riacquisire la speranza per fare in modo che si acquisisse una nuova consapevolezza rispetto al termine diversità, ecco che tutti dobbiamo impegnarci per calarci nei panni dell'altro, perché molto spesso siamo noi i diversi, come diceva Renato Zero, siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. E concludo questo mio intervento con un estratto del libro di Domenico. Al termine Domenico scrive: siamo delle anime fragili che a volte si rincorrono temendo di aprirsi all'esterno per non perdere se stesse, fino a quando non ci accorgiamo che dalle crepe dell'anima si coglie quella bellezza, quella luce che brilla, che ci guida e trasforma la fragilità in forza. E allora l'augurio questa sera che faccio a questa meravigliosa piazza è che la luce di questa serata possa tracciare la rotta per acquisire una nuova consapevolezza su quel sentimento nobile che è l'amore, che non può e non deve conoscere diversità. Grazie dottoressa. Ringrazio la dottoressa, e mi hanno detto che è arrivato il sindaco che voleva fare un saluto istituzionale, non so se è presente. Ecco. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio per avermi concesso la parola e soprattutto ringrazio il tavolo che ha introdotto e che porterà avanti questa serata, perché vi sto interrompendo. Ho ascoltato l'inizio ed è molto interessante ciò di cui state parlando. Io dico una cosa, che forse c'è una parola, dottor Cecchipone, che racchiude tutto ciò che appunto lei diceva prima. La parola è libertà. E quindi questa sera penso che siamo qui per parlare di libertà. Siete qui per parlare di libertà. Libertà sessuale, libertà di pensiero, libertà di vivere. E questo credo sia un concetto importante, ed è soprattutto importante esprimerlo qui, esprimerlo a Cropani, in questa piazza, ed è promosso da ragazzi e ragazze che conosco e che ne conosco la sensibilità, e so quanto coraggio hanno nell'affrontare alcuni temi e soprattutto nel riproporre Cropani Over the Rainbow per la terza edizione. E qui nel sud Italia, qui a Cropani, non è facile parlare di alcuni argomenti. Quindi io come sindaco, come primo cittadino di questa comunità, sono contento che loro riescono a mettere in piedi iniziative come questa. Sono contento delle personalità che riescono a portare qui a Cropani per discutere di questi argomenti, e sono contento di avere tutti gli ospiti. Mi consenta la sua presenza, che è una presenza importante per noi e che può certamente dare insieme a tutti quanti gli altri un grande contributo. Buona serata a tutti e spero che da questa serata si possa raccogliere qualcosa in più nel concetto di libertà. Grazie. Grazie sindaco. Tornando al libro di Domenico Latino, Domenico, io volevo porti alcune domande. Appunto, abbiamo parlato di coming out, che riguarda la persona, quindi ha riguardato direttamente il dottor Cecchipone, però nel tuo caso la questione non ha riguardato te personalmente. Tu da professionista, quale giornalista, hai conosciuto una persona che è Davide, quindi io ti chiedo: come ti sei avvicinato al tema, quindi
alla comunità LGBT. Come hai conosciuto Davide? Come la sua storia appunto ti abbia messo nelle condizioni di pensare di sì, intervistarlo e di poi pubblicare un libro. Devo precisare che il libro di Domenico è disponibile al tavolo di Carlo del Foglio Bianco, con la possibilità anche di un autografo poi anche alla fine dell'evento. Quindi lì c'è il tavolo dei libri, quindi qualora qualcuno sia interessato al libro può chiedere a Carlo, lì è disponibile. Quindi queste sono le mie domande. Grazie Paolo. Allora, io devo essere sincero, fino all'anno scorso non sapevo neanche il significato, ma lo dico davvero, non sapevo il significato dell'acronimo LGBTQI+, che ancora oggi non so neanche pronunciare. È avvenuto tutto per caso, perché Davide è stato invitato nella mia città, la città dove risiedo e dove lavoro, per ricevere un riconoscimento, un premio, diciamo così, solidarietà ad una vittima del pregiudizio. Era una serata piacevole durante la quale si premiavano le eccellenze calabresi, quindi lo sportivo, l'imprenditore, la startup e così via. E in una location molto suggestiva c'era un ospite d'onore d'eccezione che era Valeria Marini. E a un certo punto ho notato che la gente, anziché insomma avvicinarsi alla Marini, si avvicinava a questo giovane che abbiamo qui davanti, e la cosa mi ha incuriosito. Dopodiché lui ha fatto un intervento davvero molto molto intenso, e così parlandoci, giusto per dire una cosa così in circostanza, io ho detto: ma sai che si potrebbe scrivere una storia sulla tua vicenda, sulla tua vita? E lui mi ha risposto: guarda, che io stavo cercando proprio un giornalista disposto a farlo. E allora lì mi è spiazzato, perché io l'avevo detto così, giusto per rompere il ghiaccio. Ma devo dire che è un ragazzo molto determinato e mi ha stalkerizzato, ha iniziato a stalkerizzarmi fino a quando io mi sono deciso a percorrere quel tragitto in piena estate tra Gioia Tauro e Catanzaro, che io conoscevo soltanto per aver fatto la visita militare all'epoca, e in 6 appuntamenti Davide mi ha aperto le porte di casa sua e mi ha raccontato tutta la sua vita, e devo dire che è una cosa che mi ha toccato molto. Perché ho deciso di scrivere questo romanzo intervista, questo libro intervista che collega Klaus Davi ha definito romanzo di formazione? Perché io vivo in una città dove per la prima volta è stata dedicata una via ad un martire del pregiudizio. Su iniziativa di Klaus Davi, ecco perché gli ho chiesto di fare la prefazione, nel 2016, se non mi sbaglio, grazie a tutto un lavoro insomma da parte degli organi dello Stato, prefettura e quant'altro, siamo riusciti a intitolare una via a Ferdinando Calistena, che era un uomo brillante, un commerciante, insomma aveva un negozio di vestiti, che fu trucidato nel suo retrobottega quando la sera andò a chiudere insomma la sala cinesca del suo negozio, perché secondo le rivelazioni di quello che insomma avrebbe poi detto più in là un collaboratore di giustizia, intratteneva un rapporto omosessuale con un uomo legato ad un clan mafioso. Questo è bastato all'epoca. Qui stiamo toccando un altro, diciamo che. Ma sì, questo all'epoca diciamo è bastato. Che stiamo toccando un tema anche che qui in Calabria è abbastanza importante, nel senso che ci stiamo legando al tema della criminalità organizzata, quindi diciamo che quella che è la cultura mafiosa non poteva accettare che diciamo che tra virgolette l'onore nella famiglia è una cosa a cui tengono molto, la crescita dei figli in una, seguendo una certa linea di pensiero, quindi diciamo toccando questo si tocca anche. Ma si tocca anche quel senso, quella cultura di macismo, della quale si nutre l'andrangheta, insomma. Quindi questo è accaduto, e a me è sembrato davvero singolare, molto molto toccante, che
nella stessa città dove anni prima era stata fatta una vittima del pregiudizio, uccisa a colpi di pistola, dopo 30 anni fosse dato un riconoscimento ad un ragazzo omosessuale. Questo è bastato per far scattare me, completamente ignorante in materia, a percorrere questa avventura. E devo dire che è servito, io lo dico sempre durante le mie presentazioni, questo libro è servito principalmente a me per abbattere i miei pregiudizi che io fino a qualche tempo fa mi portavo dietro. Perché sai, io faccio parte di una generazione che è cresciuta tra tantissimi stereotipi. E sei riuscito ad abbattere? Sì, devo dire di sì. Davide, guarda, Davide è un vulcano, è un tornado, ed è riuscito a farmi capire tante cose. Allora io per quel dovere al quale faceva riferimento Alessandro prima, ho sentito appunto l'esigenza di raccontare a tutti, con la speranza che questo libro sia letto il più possibile tra i giovani e quindi a scuola. Ho avuto la possibilità di presentarlo in Campania, a Giuliano, l'ho presentato a Scampia. Io sono andato a Scampia, insomma, quasi timoroso, no? Magari uno pensa a Scampia come un posto pericoloso. Diciamo che i pregiudizi sono... Anche questo è un pregiudizio. Devo dirti invece che i ragazzi di Scampia sono stati straordinari. È stata una delle presentazioni più belle che io ho fatto in quest'anno. Dicevamo col dottor Cecchipone prima proprio questo, che l'onda Pride, diciamo, si ferma a Napoli. E la Campania è una delle poche regioni italiane sotto questo punto di vista molto inclusiva e rassicurante e accogliente. Ma non solo io che lo dico, ma te lo può confermare Davide, che si è trasferito in Campania da Catanzaro, esatto. E si sta trovando, mi pare di capire, molto molto bene. Allora io cosa ho ascoltato da Davide? Innanzitutto voglio dire una cosa, per me è già una situazione davvero molto molto gratificante e bellissima sapere che stasera con Davide, accanto a Davide c'è sua mamma. Sono davvero felice di questo, perché vedi, i genitori di Davide comprensibilmente non hanno accettato da subito questo suo coming out fatto a 18 anni. Pensa che Davide quando andava a scuola e sentiva di avere qualcosa, questo sentimento insomma che lo portava nell'altro versante, così come l'ha definito Alessandro poco fa, non avendo diciamo riferimenti a scuola, perché voglio dire la mancanza di educazione sessuale come materia insomma è una lacuna, voglio dire, che non più sopportabile nei banchi di scuola. Allora lui, non avendo riferimenti tra i suoi professori, a un certo punto ha sentito l'esigenza di guardare a casa sul dizionario e di cercare la parola omosessuale, gay, e in quella parola si è riconosciuto. Perché Davide mi ha raccontato di pensare di avere una malattia, di essere malato. Lui pensava: ma cosa mi sta succedendo? Perché sono attratto da un uomo anziché da una donna? E lui insomma da solo si è rispecchiato in quel termine che ha trovato sul dizionario. Una cosa che se ci pensate è sconvolgente. A un certo punto, dopo una serie di tormenti interiori, ha trovato insomma il coraggio di dirlo a casa, ricevendo in cambio, ripeto, comprensibilmente un silenzio assordante, quasi di incredulità da parte dei suoi genitori. Genitori che comunque poi lo hanno accolto, ma con i quali poi si è consumata un'altra frattura. Davide è stato in una casa famiglia, ha vissuto da solo, gli è capitato anche di dormire in una panchina e di dover spiegare ai suoi genitori tantissime cose. Tra le cose che lui ha dovuto spiegare a suo papà Massimo, che è una persona simpaticissima, il quale non ha fatto mai un problema della sua omosessualità, non ha mai fatto un problema, piuttosto lui ha sempre lamentato il modo di vestire estroso di Davide. Allora io mi chiedo, no, mi sono chiesto in questo periodo in cui insomma sto girando per presentare il libro, l'omofobia è anche una questione estetica? Probabilmente, cioè Davide viene insultato, viene preso a male parole perché si veste in modo estroso, perché fa vedere con tutta la sua determinazione di essere omosessuale, mentre un altro omosessuale in giacca e cravatta non passa inosservato. Io penso che quello che spaventi molto la gente è la libertà con cui lui vive la sua sessualità. Bravissima, la libertà è quello che lui vorrebbe trasmettere. E poi, a parte il fattore estetico, mi chiedo, è anche una questione geografica, perché un omosessuale
un omosessuale che si veste come Davide ad Amsterdam o a Parigi o a New York, libero di girare senza avere il timore che nessuno lo insulti, e a Gioia Tauro, Catanzaro o lo menano magari, ma anche questo però è smentito dalla bellissima realtà in cui vive il mio editore. Marco Marchese è omosessuale, vive in un borgo incantevole che è Cleto, piccolissimo, e si è trovato talmente bene che ha deciso insieme a Riccardo di costruirci la casa lì. E quindi insomma non è neanche una questione geografica, è sicuramente una questione di mancanza di non conoscenza. Ne parlavamo prima con Riccardo. Allora, il non conoscere una situazione, una realtà, provoca paura, timore, e quindi insomma può degenerare anche in atti, azioni probabilmente insomma violenti, sì. E questo, per questo motivo anche che ho voluto ascoltare, raccogliere la testimonianza di Davide e raccontarla in questo libro. Posso fare dal mestiere nostro lo stesso, certo. Siamo colleghi. Perché Barbie? No, Barbie, ho scelto questo titolo perché, allora, tra le prime cose, io allora, non sapevo come approcciarmi con Davide. Proprio per colpa dei miei pregiudizi, pensavo, pur essendo un giornalista, sai, i giornalisti devono avere la faccia tosta e porre tutte le domande che credono siano insomma giuste per quella situazione. Io però davanti a Davide a un certo punto non sapevo come iniziare questo mio dialogo con lui, questa mia intervista, e ho iniziato con le cose più banali. Per rompere il ghiaccio ho detto: scusa, ma tu da piccolo, nel mio io, pensando di trovare magari qualche diciamo risposta che potesse poi agganciarmi alla tematica, ho detto: ma tu da piccolo che cosa amavi giocare? Lui effettivamente mi ha risposto con le Barbie, però mi ha fatto un ragionamento molto più sottile. Quando lui mi ha detto: io giocavo con le Barbie di mia sorella, perché insomma, io subito gli ho detto: ma ti piaceva giocare con le Barbie perché forse volevi somigliare alla Barbie, volevi essere bella come la Barbie? E lui mi risponde: no, io non volevo essere come la Barbie, io volevo essere la Barbie per piacere a Ken. Bravo. E quindi questa sottigliezza che mi ha completamente spiazzato l'ho colta al volo per farci il titolo. A un certo punto ho avuto anche insomma qualche diciamo pensiero, insomma, posso fare il titolo sulla Barbie, insomma, comunemente ormai insomma è sinonimo di bambola, quindi loro mi hanno spiegato che potevo farlo, e lui insomma mi ha detto questa cosa qui, che lui voleva essere la Barbie per poter piacere a Ken, perché in realtà era Ken che gli piaceva, ok? Però insomma insieme a questo mi ha raccontato tantissime altre cose molto 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 brutte. Pensa che Davide a Catanzaro, così come lo sta facendo a Napoli, faceva e fa il parrucchiere, ha comprato una macchina che doveva ancora finire di pagare con tanti sacrifici, e la macchina se l'è ritrovata imbrattata con le scritte omofobe, frocio, gay, eccetera eccetera. È stato allontanato da una notissima discoteca insomma della sua città perché scambiava effusioni con il suo compagno dell'epoca, e per diciamo i gestori poteva essere oggetto di rissa, e quindi è stato mandato via da una discoteca. È stato malmenato dai suoi compagni di scuola, ha dovuto cambiare diverse scuole, le scuole superiori, e quindi insomma tutte queste cose per me sono inaccettabili, completamente inaccettabili. Ed è per questo che ho raccolto questa sfida, Paolo. Spero abbia i suoi frutti, nel senso che se ne possa parlare il più possibile e che i giovani capiscano. Perché ti dico i giovani? Perché paradossalmente, anche se noi veniamo da un'epoca in cui era vissuto come un tabù l'essere omosessuale, tra l'altro io ricordo che durante gli anni 80 c'era anche un'altra strana tra virgolette pandemia, che era quella del virus HIV, non so se ti ricordi. Io questo libro l'ho scritto subito dopo la pandemia del coronavirus. All'epoca c'era l'HIV e noi da piccoli, in modo molto bigotto, in un piccolo paese, siamo cresciuti con questa associazione insomma che un omosessuale poteva anche contrarre il virus dell'HIV, poteva trasmetterlo, insomma, quasi come un pericolo da evitare. Invece insomma è una malattia sessuale che, certo, si può contrarre. Ovviamente, diciamo, ovviamente. Non dipende dal tipo. Quindi di... pensa, ecco, quando io mi riferisco all'ignoranza che poi genera mostri, insomma, mi riferisco a questo. E ti dico questo perché, nonostante noi veniamo da quell'epoca lì,
così bigotta. Paradossalmente oggi Davide i più feroci attacchi li ha subiti dalle nuove generazioni tramite i social, perché Davide non è un ragazzo che sta zitto, Davide è un ragazzo che i suoi diritti li vuole fare valere, e quindi a Davide piace parlarne sui social, quindi su Instagram, su Facebook, e quelle piazze virtuali, poi in quelle piazze virtuali ci si espone anche, io, insomma, su questo tema voglio tornare proprio a breve, nel senso, sulle discriminazioni social, da discriminazioni reali si passa a discriminazioni virtuali. Dico, ma capisci bene che sono piattaforme frequentate da giovanissimi, e questa cosa è molto preoccupante. Sì, assolutamente, ma infatti ora non solo bisogna preoccuparsi su come gestire le discriminazioni reali, ma bisogna anche rendere consapevoli i giovani su come utilizzare le piattaforme, perché i cosiddetti leoni da tastiera fanno molto male tramite commenti, comunque insulti che in modo libero possono scorrere sotto un post o una storia, comunque i contenuti digitali mettono a rischio la stessa integrità, la dignità di una, certo, di una persona, quindi c'è moltissima libertà sui social, però bisogna anche saperli utilizzare per non ferire le persone che li utilizzano, quelli che condividono la propria vita su una piattaforma digitale, quindi le foto di un momento, diciamo, affettivo, che possono appunto essere rischio di attacchi, non solo su una piazza, nel senso, Davide in discoteca stava ballando, è stato allontanato perché hanno segnalato appunto al Pettofori che c'era una condizione che potesse creare una rissa. Cioè, fusioni tra eterosessuali non penso siano segnalate ai buttafuori per, diciamo, per rischio. Comunque, fa strano. Io appunto ho letto le varie esperienze di Davide, e appunto volevo chiamare Davide per un intervento, cioè per testimoniare direttamente quale protagonista del libro le sue sensazioni. Appunto rapportandosi con un giornalista e dichiarando ciò che ha sempre fatto in pubblico, sui social, e ora nero su bianco, quindi se Davide è qui, era prima Davide, quando vuoi, non so se dai, puoi buttarla con la sigaretta, forza, appunto. Allora, io sono veramente felice di essere qua questa sera, perché io ho aperto la prima edizione di Corobani, e quindi sono felice di essere qua, tornerò anche l'anno prossimo ancora, perché ci tengo, per me siete una famiglia. E poi perché da voi ho ricevuto il miglior supporto quando mi è successo il fatto della macchina, quindi la verità, ci tengo tantissimo a voi. E allora, diciamo che per me subire determinate azioni e superarle non è stato facile, non è stato facile, e le ho dovute superare da solo, senza l'aiuto di nessuno, ok? Quando sono stato cacciato da quella famosissima discoteca, sono stato allontanato, forse cacciato è un termine brutto, praticamente si creò attorno a me una sorta di cerchio dove avevo dei ragazzi che ridevano e dicevano frocio, ricchione, e altri ragazzi invece stavano col telefono in mano riprendendo la scena mentre io scambiavo dei baci normalissimi che danno anche gli eterosessuali in discoteca. All'improvviso butta fuori, ci divide, e io pensavo stesse succedendo una rissa, forse volevano tutelarci, non lo so, però quello che pensavo io si era avverato, insomma. Non volevano che ci baciassimo in discoteca.
Allora io lì mi sono un pochettino imbestialito e ho detto: scusate, andate a vedere cosa fa la gente nei bagni e le discoteche, perché c'è gente che come apri le porte dei bagni e le discoteche, c'è gente che si droga, che si buca, gente che fa sesso nei bagni e le discoteche, ognuno è libero di farlo dove vuole, non ho nessun tipo di problema. Però cioè, se io vado in bagno in discoteca non voglio vedere determinate cose. Allora lì mi sono arrabbiato, il buttafuori non ha voluto che io rientrassi, e allora ho detto: io, siccome sono una persona che fa valere i suoi diritti, come ha detto Domenico, io l'indomani feci, all'epoca si usava solo Facebook, feci un post su Facebook che diventò talmente virale che fui contattato da un sacco di testate giornalistiche, dove poi raccontai la storia. Alla fine purtroppo vince sempre chi è più forte, io all'epoca non ero nessuno, quindi la discoteca dichiarò che io avevo avuto effusioni un po' più forti rispetto alla normalità, cosa non vera, perché non ho mai visto delle videocamere che potessero testimoniare quello che avevano raccontato. Quindi io sono sempre stato vero nella mia vita, quindi non mi sono mai dovuto nascondere dietro alle falsità che poi vengono raccontate sui giornali. E poi purtroppo, come ben sappiamo, sì, è bello raccontarsi sui giornali, però tanti giornali rovinano la reputazione. Anche io per questo ho deciso di allontanarmi dalla mia città. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma l'ho fatto perché comunque tante cose vengono raccontate in maniera errata, poi vengono giudicate anche in maniera errata perché non si conoscono i fatti veri. Però i fatti veri là dentro... Si ritorna al concetto di ragionamento critico, di lettura critica che aveva all'inizio esposto Francesco, quindi... Siamo pieni di informazione, ora dobbiamo capire quale informazione è vera, se quell'informazione è strutturata in modo corretto, quindi la lettura non è più semplice il titolo, ma bisogna poi scendere nei particolari e verificare che quei particolari siano conformi alla realtà, quindi ragionamento critico. Assolutissimamente sì, anche perché io comunque ho sempre poi denunciato tutti questi fatti, e se io denuncio è perché sono sicuro di quello che io racconto, e sono felice che la giustizia ogni tanto è dalla parte del cittadino, quindi io tante cose le sto vincendo e le racconterò di nuovo. Grazie Davide, grazie. Posso ringraziarvi un attimo perché credo che qualcuno di voi ci abbia visto in battaglie televisive, soprattutto su Rete 4, in 2 o 3 occasioni in cui lui è stato fortissimo, non solo lui, abbiamo avuto veramente delle testimonianze di una nuova generazione molto battagliera che prima subiva. Ma insomma, io che faccio questo per mestiere anche, mi sono stupito della sua bravura, come della bravura di altre donne, di altri uomini in passato silenti o in passato mortificati, che vengono in televisione, raccontano la loro storia e fanno pendere dalla parte giusta, che è la parte della piena accettazione senza giudizio e pregiudizio, il parere di chi ci seguiva da casa. E lui è stato tra quelli più efficaci, a cui devo io dire grazie, perché io posso fare dei ragionamenti teorici, mentre lui, raccontando la sua storia, ha colpito straordinariamente il pubblico, quindi bravo e grazie. Io volevo un attimo legarmi al proposito del discorso delle discriminazioni, volevo chiederle, dottore, qual è la sua posizione riguardo i ripetuti affossamenti del DDL Zan che abbiamo visto in questi, nel decorso dal 2021 insomma ad oggi? E come commenta la recente presa di posizione della Regione Puglia, appunto, che recentemente ha emanato una legge regionale contro l'omobitransfobia? E in merito a queste considerazioni volevo chiederle, dai suoi 20 anni, appunto, sono trascorsi 20 anni dal suo coming out, nell'ambito e nell'ambiente della politica, i cambiamenti che lei ha osservato.
come avete capito dal mio primo intervento, io sono diventato più ottimista, perché nel 2004 l'Italia era un paese totalmente omofobico, totalmente privo di qualunque genere di tutela e di riconoscimento del fatto che stiamo parlando poi di amore fra persone. In questi 20 anni, anche per il lavoro che è stato fatto in televisione, non solo da me, ma io vorrei citare Barbara D'Urso, vorrei citare Federica Panicucci, vorrei citare una serie soprattutto di conduttrici donne che non si sono mai tirate indietro e quotidianamente hanno piano piano aiutato il pubblico a casa a cambiare opinione. Pensate che nel 2004 l'80% era contrario al matrimonio fra persone dello stesso sesso, dopo 20 anni oggi il 60% è favorevole al matrimonio fra persone dello stesso sesso. Quindi veramente grazie a tutti coloro che, testimoniando la loro vita, o ai colleghi e le colleghe che hanno scritto o che hanno fatto televisione con me, le cose sono cambiate in meglio. Sono cambiati in meglio anche perché abbiamo un Papa straordinario. Voi sapete che io sono un laico, ma voglio a Papa Francesco un bene enorme, perché lui non ha avuto ancora tempo di cambiare la dottrina, ci vuole un Concilio Vaticano II, ma le sue parole di accettazione, di non giudizio, chi sono io per giudicare un gay, lo ricordate quello che lui disse in Mondovisione, la sua continua esplicita volontà di incontrare in Vaticano pubblicamente soprattutto le persone trans, proprio sottolineando che sono quelle che ancora soffrono più di tutte, il suo, scusate il termine, accusare la frociaggine che vede intorno a sé, chiarisco perché noi facciamo questo mestiere e lo sappiamo, lui si riferiva non a noi, ma si riferiva ai cardinali, ai vescovi che stanno in Vaticano, che passano la vita a giudicare, a condannare, a far soffrire la gente, mentre sono notoriamente persone che hanno preferenze di carattere omosessuale. Quindi attaccava i suoi collaboratori, attaccava chi lo circondava, facendo un'azione profondamente ipocrita. E poi nella politica ci sono state tante manifestazioni impensabili di coming out diretti o indiretti. Molte donne finalmente hanno trovato il coraggio, perché poi c'è questa differenza, le donne hanno avuto ancora più fatica a esprimersi, perché prima devono superare il problema di essere donne in un paese maschilista e poi di essere donne lesbiche, quindi si deve capire il perché siano state meno numerose o più lente. Ma insomma oggi in Parlamento ci sono molte donne e molti uomini, non tanti quanti ci sono veramente, ma insomma che esplicitamente sono, adesso non sto a far nomi, ma insomma credo che ognuno di voi sappia che ci sono, e sappia anche che anche a destra, dove si mantiene una cultura purtroppo arretrata, c'è un atteggiamento che non era quello del 2004. Io ho una grande amicizia per Alessandra Mussolini, la quale inventò una maglietta con scritto sopra "meglio fascista che frocio", e io ed altri rispondemmo con un'altra maglietta "meglio frocio che fascista". Diciamo che nel corso del tempo poi la Mussolini ha cambiato, sto dicendo questo, sì. Anche lei ha cambiato atteggiamento, oggi metterebbe la mia maglietta, sì. E quindi, come dire, è dalla parte dei diritti anche delle donne, per esempio, accusate di essere in qualche maniera complici della violenza sessuale che hanno subito, sì. Ha fatto una battaglia meravigliosa ai tempi in cui un giudice maschio ovviamente disse che una donna non era stata violentata perché, poiché indossava dei jeans molto stretti, era impossibile che gliel'avessero tolti senza che lei si potesse difendere. Ecco, quindi sono cambiate tante cose, ho citato lei come potrei citarne tante altre. Abbiamo ancora un'arretratezza dovuta al fatto che la nostra destra non è ancora la destra conservatrice dei paesi tipo la Spagna o tipo l'Inghilterra, che sono stati i primi a fare delle leggi di uguaglianza e di rispetto, di tutela delle diversità, perché purtroppo essere conservatori o liberal conservatori in Inghilterra o in Spagna, dove sono più che altro popolari, vuol dire aver tagliato le radici con un brutto passato che qui non si riesce a ottenere come passaggio. Si sta riuscendo, ho citato prima Berlusconi, la signora Berlusconi,
dentro Forza Italia, ma dentro la Lega che ha portato Vannacci o dentro Fratelli d'Italia ancora non ci riusciamo. Ci sono ancora delle ombre lunghe che ci costringono a dirci LGBTQ+, ad avere quelle bandierine, grazie a chi le ha messe o a queste bandiere, in termini difensivi, perché noi dobbiamo ancora ricordare che non c'è un'esplicita condanna da parte di Fratelli d'Italia e della Lega del fatto che nei campi di concentramento e nei forni crematori c'erano soprattutto, ci sono purtroppo finiti soprattutto i nostri fratelli maggiori ebrei, ma c'erano anche moltissimi omosessuali e c'erano anche moltissime persone con dei problemi fisici e psichici, insomma c'erano tutte le minoranze. Questo per dire che al confino non c'erano solo gli antifascisti ideologici, ma c'era soprattutto alle Tremiti un'isola per il confino degli omosessuali intesi come minaccia per il totalitarismo fascista. Quindi noi dobbiamo insistere sulla nostra identità di orientamento di genere per difendere coloro che ancora non hanno una piena difesa come poteva essere la legge Zan. Poi lei mi insegna che si è detto che era stata scritta male, che non c'è stato un buon lavoro di mediazione. Io credo che la destra non l'avrebbe mai fatta passare, non l'ha mai fatta passare, come non ha mai fatto passare le unioni di fatto, come non ha mai fatto passare il divorzio, come non ha mai fatto passare l'aborto. Abbiamo un problema grosso di una Chiesa arretrata, ipocrita e cattiva fino a Papa Francesco, che fa soffrire la gente in nome di Cristo, pensate un po' voi. E abbiamo una destra che non riesce a fare i conti col suo passato dicendo basta. In Germania, dove hanno avuto il nazismo, voi avete sicuramente delle formazioni marginali, ma la legislazione tedesca in termini di libertà sessuale per tutti, non solo per... Il problema è libertà sessuale per tutti, perché come vi dicevo prima, non si riesce a tenere tutti dentro questa famosa sigla. Vi ricordo due o tre cose del libro, poi mi taccio, che sono molto carine perché fanno ben sperare, ed è un libro appunto che si riferisce ad anni ancora molto bui. Mi scrive un ragazzo: grazie perché ero disperato, capivo che volevo stare col mio migliore amico di cui mi ero innamorato, non sapevo come dirlo a mia madre, non mangiavo, non dormivo, piangevo, non studiavo. Alla fine, tra le lacrime, vado da mia madre e glielo dico. La madre, con molta calma, abbassa il giornale e dice: e cosa vuoi che sia? Sei come Cecchi Paone. E una terribile tragedia familiare si è risolta con una deliziosa battuta. Ma ve ne ricordo ancora un'altra, molto carina. Mi scrive una mamma dicendo: viene mio figlio, tra le lacrime, dicendo: sai mamma, mi sono innamorata, mi è innamorato il mio migliore amico. E lei comunque non era preparata e va da sua madre, cioè dalla nonna di questo ragazzo, e dice: senti mamma, non hai idea, Giovanni di qua, di là. E la nonna dice: scusa, come Giovanni? Ma non è Luca che è omosessuale? E lì scoprirono che avevano entrambe due figli e due nipoti omosessuali per un equivoco che se lo sono detto reciprocamente. Per dire che se uno parla con tranquillità, chiarendo che è sessualità ma anche affettività, è omosessualità ma è anche omoaffettività, è libertà in amore, allora poi diventa tutto più facile, e diventa più facile accettare la grande bellezza e molteplicità delle situazioni umane. Piero Angela, che purtroppo ci ha lasciato, ma ha 93 anni, quindi per tanti anni ci ha aiutato a capire tante cose, e io sono stato considerato il suo, come dire, il Piero Angela di Mediaset, poco prima di morire ha detto una cosa bellissima, ha detto: vi prego, tenete conto che una coppia di persone dello stesso sesso e una coppia di persone di sesso diverso sono identiche nei comportamenti, negli affetti, nelle gioie, nei dolori, nelle dimensioni dell'esistenza che convivono, che dividono insieme. Piero Angela, dal punto di vista quindi scientifico, dal punto di vista della sua saggezza, ha detto questo, e sappiamo tutti dentro che in realtà è la verità, non è vero che una cosa è migliore di un'altra. E poi ancora l'ultima: non diamo nulla per scontato, cerchiamo di essere felici per come ci sentiamo in quel momento della nostra vita. Io ho un carissimo fidanzato,
avuto prima del mio recente matrimonio, che faceva parte di poliziotto, militare, marinaio nelle fiction di Mediaset e della Rai. Poi ci siamo lasciati, come succede, come diceva Piero Angela, in tutti i tipi di storia: omosessuale, eterosessuale, intersessuale, bisessuale, transessuale, quello che volete. Dopo 2-3 anni mi invita a cena e dico: oddio, se volevo ricominciare, io non avevo più voglia perché avevo messo su un'altra storia. Vado al ristorante e il maître mi indica un tavolo con una figa, scusate, di una bellezza straordinaria. Dico: guardi, no, non è possibile, non sta aspettando me. Come no, sta aspettando me. Insomma, lei aveva scoperto con me, quindi state attenti, che non era gay, ma in realtà voleva essere come Barbie. E in quei 3 anni aveva fatto il suo percorso di transizione da uomo gay a donna, totalmente donna, felicemente donna, tant'è vero che ha cambiato il nome e voi la conoscete tutti perché si chiama Vittoria Schisano e ha dedicato a me il suo libro perché, cioè, grazie a me ha scoperto la sua vera natura e però ricorda con molto piacere quel suo periodo di percorso intermedio. Quindi rispetto per tutti, perché tutti possiamo essere tutti prima o poi, e se non lo siamo, siamo, come dire, accoglienti. Allora, prima nel pubblico sono stati distribuiti alcuni articoli di giornale, non so a chi è stato consegnato. Io ora li leggerò, ovviamente li guarderò da qui dal cellulare perché da qua non li vedo bene. E appunto poi voglio porre l'attenzione su Francesca e Aria. Nel commentare questi titoli di giornale, in relazione anche al loro attivismo di studentesse, in relazione anche alle collettive, alla collettiva e al gruppo di informazione politica di cui fanno parte. Allora, sono sei articoli. Il giornale: il governo ombra vince la lobby gay. Dopo una gogna preventiva, il premier toglie la Biancofiore e la delega alla pari opportunità. Gli omosessuali sono più potenti dei cattolici, che si erano opposti invano alla Bonino ministro. Gazzetta di Mantova: i gay non possono lavorare coi minori. Il giornale: lo studio, più gli uomini bevono alcol e più diventano un po' gay, quindi alcol un po' gay. Devo aver esagerato. Andrea, il lavandino. Sabato scorso a Reggio Emilia c'è stata una processione di riparazione dopo le blasfemie dei vari Pride. Siamo con loro, ben fatto. Simone Pillon. Ok, in relazione a questi articoli hai dimenticato di citare Feltri. Aspetta, cala il PIL, lamentano i gay. La più importante. Lo sappiamo. Ha iniziato e ha finito peggio. Passo la parola a voi. Sì, che è uno che beve tanto, per cui dovrebbe essere la nota. Intanto, che cosa dire? Dei titoli che fanno effettivamente paura, perché al di là, cioè, il tema è un tema estremamente difficile a tratti da trattare, scusando anche il gioco di parole, è tra l'altro un tema della quale ancora nel 2024 non si riesce a trovare effettivamente un'educazione anche per alcuni giornalisti. Una delle prime cose che ho imparato parlando con le persone è che in primis siamo persone, poi siamo persone magari omosessuali, poi magari siamo persone transgender, poi magari siamo persone nere o persone con disabilità. Nel momento in cui sento, leggo più e più volte, di titoli ce ne sono tantissimi oltre a quelle che avete citato, e forse alcuni sono veramente veramente beceri, più volte ci siamo ritrovate anche a quasi scherzare con altre persone per cercare di prenderla a ridere,
all'interno, no? All'interno della collettiva ci riuniamo, iniziamo a parlare, iniziamo a dire, sai, ho letto questa notizia, e alla fine più che persone, queste persone sono degli oggetti, sono effettivamente degli oggetti per quel clickbait effettivamente di cui parlavi tu poco fa, in cui magari avete parlato di Feltri, ok, l'ultima persona. A Feltri sicuramente poco importa delle persone omosessuali, anzi penso che se potesse, non dico che le brucierebbe tutte, però andrebbe, vorrebbe oscurarle, vorrebbe che non esistessero. Ora non è un qualcosa che può fare, ma è un qualcosa che può utilizzare, un qualcosa che poi effettivamente noi spesso ci siamo ritrovati a parlarne anche per quanto riguarda la questione effettivamente del rainbow washing. Io penso che effettivamente all'interno dei giornali italiani si faccia tantissimo. Mi basta pensare al fatto che a Feltri non interessa minimamente della vita di una persona omosessuale, ma lui o chi per lui si diverte a scrivere quasi giocosamente della vita di queste persone che effettivamente vivono senza i suoi stessi privilegi. E che cosa ottiene se non effettivamente delle visualizzazioni, o se pensiamo ad esempio in ambito commerciale, come può fare una qualsiasi azienda, adesso non ricordo effettivamente il nome, tempo fa mi ritrovavo a leggere qualche articolo in cui si parlava di una nota azienda americana, della quale non pronunciamo il nome perché magari, insomma, non sapendo effettivamente quale sia, che dalla sua campagna nel periodo del Pride, quindi nel mese di giugno, aveva ricavato non so quanti miliardi, una grandissima percentuale superiore al 30%, che su dei miliardi sono veramente tantissimi soldi, erano stati versati, quindi, su una campagna fatta per la sensibilizzazione, esatto, alla comunità. Sono stati versati a politici anti-LGBT. Perdona Mario se ti interrompo. Rainbow washing è un concetto, diciamo, non è definito in italiano, però diciamo che questa è anche la globalizzazione che nel momento in cui generalmente mi trovo anche a parlarne con gente più piccola di me, è come quando mettiamo dei calzini, delle camicie all'interno della lavatrice e ne escono completamente scoloriti. Cioè, è come se io mettessi una camicia bianca e poi me la ritrovassi rosa, e invece quella rosa me la ritrovo un po' verdognola. E perché? Quei diritti effettivamente però sono, però diciamo, importanti. Che si inserisce in un contesto economico, quindi diventa, cioè, la lotta politica si trasforma in una lotta commerciale. Sì, diciamo la strumentalizzazione di quella che è la bandiera della comunità, quindi, in poche parole. Che perde effettivamente tutto quanto il colore. Per me quello che viene fatto da questi giornali è esattamente questo, al di là poi dei titoli che effettivamente possono essere pro o contro, dipende sempre dal linguaggio che noi andiamo ad utilizzare. Non avrei altro da aggiungere. Io volevo chiedere un attimo a Francesca, perché prima... Prego, prego. Siccome PolitiSchool si occupa molto di informazione, della giusta informazione, diciamo, cercano di sensibilizzare il più possibile. Pensi che questi articoli, ma come il giornalismo in generale, oltre ad allontanare il pubblico e a deviare, diciamo, l'informazione, credi che in qualche modo allontani anche la persona dal fare coming out, o comunque dall'esporsi? Contribuisce in qualche modo questo? Secondo me sì, perché si trova, cioè, immagino un meccanismo che si può un po' instaurare nella mente di nella mente di una persona che vuole fare il coming out. Vede questo articolo, dice, un sacco di gente lo leggerà, un sacco di gente penserà in questo modo, quindi un sacco di gente, se dovessi fare coming out, mi parlerebbe come mi parlano con i titoli di giornale. Però, per tornare alla questione generale dei titoli, degli articoli che ci hanno scritto, insomma, tutti questi giornalisti, tra virgolette, per quanto mi riguarda, c'è un grande semiologo che è venuto a mancare da pochissimi anni, è anche studioso dei mass media, che è Umberto Eco,
che diceva che gli stupidi sono sempre esistiti, ma almeno non parlavano nel megafono dei media. Quindi, cioè, diciamo che siamo davanti a degli esempi di stupidità giornalistica. Cioè, proprio stiamo parlando proprio di tutto il contrario di quello che ho introdotto all'inizio dell'evento. Parliamo quindi di linguaggio totalmente sbagliato, provocatorio, che polarizza, quindi divide la conversazione, divide il dibattito e provoca quelle emozioni forti di cui vi parlavo prima. E per me questi sono proprio, come diceva lei, sono offensivi. Le persone ci possono anche ridere sopra, ma portano appunto a pensarla alla leggera. Non è che sono argomenti super pesanti di cui bisogna fare proprio ogni volta il discorso profondo, perché ovviamente ognuno prende la propria sessualità in maniera totalmente personale. Però davanti a queste cose, per chi fa questo lavoro in maniera seria, cioè io se fossi una giornalista adesso mi sentirei offesa, non so se potete confermare, non lo so, mi sentirei offesa da tutte queste persone che scrivono, hanno il loro nome su una certa testata, su articoli di certe testate giornalistiche, e possono dire queste cose in questo modo perché adesso il giornalismo magari è diventato questo, è diventato, va bene, provochiamo l'emozione forte perché l'importante è che vada virale, ma perché? Allora, su questa domanda io chiedo se ci sono interventi del pubblico, eventualmente, prego. Buonasera. Salve, io ho apprezzato molto i vostri interventi, mi permetto di fare dei piccoli rilievi. Io credo che il discorso della sessualità, il discorso dei pregiudizi sia un fatto culturale, cioè noi ci trasciniamo un modo di fare cultura che è storico. Cioè, la nostra cultura purtroppo è ancorata ancora sul concetto di tecnica, di tecnè. Quindi questa cosa che è stata denunciata nei decenni scorsi, nel secolo scorso, da grandi filosofi come Heidegger, la scuola di Francoforte, ancora non riesce a fare cultura. Cioè il concetto di verità come tecnica, noi abbiamo bisogno di etichettare l'altro per stare bene con noi stessi. Questa cosa purtroppo ha avuto degli strascichi dal punto di vista politico, però ce l'ha ancora dal punto di vista sociale e culturale. Quindi credo io che alla base del diritto della sessualità manchi ancora un sottobosco, un underground. Questo underground è culturale. Noi abbiamo paura dell'altro, ecco perché abbiamo bisogno di etichettarlo. Quindi dobbiamo andare ancora più in profondità. Dobbiamo renderci conto che il sapere, la conoscenza, non è tecnica, ma è aletheia, è disvelamento. Dobbiamo porci nei confronti degli altri in un atteggiamento di ascolto. Questa premura, ripeto, di individuare l'altro è sintomo di paura. E alla base del pregiudizio c'è la paura dell'altro. Quindi, niente, mi sento di riferire questo, e non solo, ma che un uomo di cultura, tra virgolette, un giornalista che si permette di fare dei titoli così come avete denunciato voi, purtroppo, anche se ha dei titoli, anche se è laureato, anche se ha conseguito diversi master, purtroppo a lui manca quella base che noi in Occidente ce l'abbiamo. Ben venga se in Germania c'è questa cultura, questa sensibilità verso tutti gli orientamenti sessuali, perché la Germania, dobbiamo ricordarci, che non è solo figlia del nazismo, non ha prodotto solo il nazismo, ha prodotto la scuola di Francoforte, Adorno, Horkheimer, Marchiuse, Heidegger. Ha un background molto potente. E noi che cosa abbiamo? Noi viviamo in un'epoca globalizzata, dobbiamo cercare di attingere dagli altri, da chi ha cercato di andare in profondità nel rapporto fra uomo e uomo, fra uomo e natura, fra uomo
e Dio, fra l'uomo e se stesso. Quindi alla base c'è, e poi c'è il grandissimo Socrate che ha detto: conosci te stesso e quindi anche conosci l'altro. Chi meglio di lui ci può insegnare qual è il presupposto da cui partire per conoscere l'altro e per conoscere noi stessi? Perché l'altro non è solo inferno, come diceva Sartre. L'altro è una persona che bisogna ascoltarla, bisogna mettersi nei panni dell'altro e bisogna fare in modo che l'altro si metta nei nostri panni. È perché è una conoscenza, fino alla morte siamo condannati, per ritornare a Sartre, che possono essere anche i panni di Barbie. Come? Che possono anche essere i panni di Barbie. Possono essere i panni di Barbie, possono essere i panni di Kenny, possono essere anche i panni di un astronauta. Posso risponderle? Grazie di cuore per la sua bellissima lezione di filosofia. Grazie. Mi hanno chiesto, penso anche a te, quindi poi ti passo il microfono, come reagiamo in quanto giornalisti a questi mali giornalisti che pure sono direttori. Io ci litigo furiosamente pubblicamente in televisione da 20 anni, quindi più di così non solo non mi sento, come dire, umiliato, ma come dire, gli faccio vedere i sorci verdi. Anche perché vi volevo far notare che gli omofobi sono anche soprattutto misogini. Feltri, prima di offendere gli omosessuali, offende le donne in continuazione. In continuazione. Sono contemporaneamente contro le donne e contro gli omosessuali. Io non dimenticherò mai una puntata vergognosa in cui Feltri e... come si chiama? Adesso mi viene in mente... attaccarono in sua assenza la mia carissima e coraggiosissima e fantastica amica Vladimir Luxuria, sostenendo che fosse andata a battere, sostenendo e discutendo se avesse fatto o meno l'operazione. Cioè era una discussione umiliante, vergognosa, degna non di una caserma di oggi, ma di una caserma degli anni 30 o degli anni 40, una discussione fra maschi che frequentano i casini. Erano Sgarbi e Feltri contro Luxuria, che non c'era e che quindi non si poteva difendere. Quindi attenzione, lo dico anche alle tante donne presenti, questi uomini sono soprattutto misogini e omofobi, perché vedono nelle donne e negli omosessuali obiettivi pseudo deboli da colpire. Però le donne stanno imparando a reagire, non ancora abbastanza, perché si comportano da minoranza ma sono maggioranza, è un terribile e clamoroso paradosso. E gli omosessuali hanno fatto una bandiera, hanno costruito una sigla lunga come una casa. A proposito poi delle etichette, ha ragione il signore che ha parlato adesso e la ringrazio. Perché di fronte uno in giacca e cravatta, nel mio libro a un certo punto c'è una lettera e c'è: ma come mai? Ma lei è sicuro? Non si vede che lei è gay. Ma in che senso non si vede? Cioè, perché c'è l'idea che tutti i gay si mettono in un certo modo. Ma perché tutti gli etero si mettono nello stesso modo? Tutte le donne si mettono nello stesso modo? Altri che dicono: ma come è successo? Cioè, come se avessi preso un palo in fronte, ci fosse stato un incidente. Cioè, c'è veramente questa mancanza di conoscenza che tu dicevi. Io però la invito all'ottimismo. Questi signori non contano già più nulla, i loro giornali non vendono che poche migliaia di copie. Le nuove generazioni crescono meglio e bene, educate dalla musica pop, rock, dal cinema, dai cartoni animati, che sono tutti non solo non omofobi, ma sono totalmente a favore della centralità del ruolo delle donne e della normalità del ruolo di chi ha una diversa sessualità, sia in termini di orientamento, sia in termini di identità di genere. Quindi stiamo tranquilli che sono gli ultimi tra gli omofobi, gli ultimi tra i misogini. Le nuove generazioni sono state educate da Disney, dove non c'è più un grammo di omofobia, non c'è più un grammo di misoginia, neanche a cercarla con una lente di ingrandimento. Non so tu cosa pensi di questi nostri colleghi che gridano vendetta. Sì, allora, si sente, sì? No, io non ci litigo, Alessandro, non ci confronto perché non ci tengo, però
penso di poter dire una cosa importante, che esiste un ordine dei giornalisti al quale noi annualmente versiamo una quota, che dovrebbe tutelare anche chi questo lavoro lo fa in modo corretto, e questo lo dico con dispiacere, purtroppo non avviene, perché c'è un codice deontologico che dobbiamo rispettare, c'è un ordine al quale siamo iscritti e quindi dovrebbe intervenire l'ordine in casi come questi che avete prima elencato. Per quanto riguarda le etichette, sì, mi riprendo quello che ho detto prima, quando dicevo che forse l'omofobia è anche una questione estetica. Se tu ti vesti giallo e cravatta magari passi inosservato e quindi va bene, anche se si sa che sei omosessuale, se, o non ci credono infatti, se invece vai in giro come Davide con me, magari sei vittima di insulti e quant'altro. Grazie Domenico, grazie, no, grazie Alessandro, grazie Francesca, grazie. Vai. Giusto una cosina, effettivamente, no? È la seconda volta che parlate del fatto che se una persona è vestita, pardon, sto uscendo un dialettismo, se una persona è vestita effettivamente in giacca e cravatta, se una persona appartiene a quel genere di società non diversa, non dell'altro, è difficile crederci. È difficile riuscire a rivedere all'interno anche di una persona molto virile, ecco, per così dire, la persona omosessuale, come è molto difficile vedere la persona lesbica con i capelli lunghissimi o vestita con un vestitino floreale. Questo perché effettivamente si è andato a creare uno stigma secondo cui la persona è diversa e va al di fuori, si allontana da quella che è la società descritta come normale effettivamente. Poi ci sarebbe tutto quanto un discorso. Diciamo che l'impronta culturale italiana che, con cui è cresciuto il nostro paese. Posso a questo proposito ricordare, se adesso stiamo facendo un po' una grande disamina, perché dice allora l'uomo omosessuale è effeminato o femminile, la donna omosessuale è maschilizzata. Ma è una fegnaccia grande come una casa. Se voi ci pensate, tutti voi conoscete maschi omosessuali che vi possono riempire di botte perché sono dei culturisti e sono grossi come dei gladiatori, e delle donne lesbiche che in America chiamano lipstick, cioè sono donne elegantissime, fighissime, straordinariamente femminili nel loro modo di essere. Non è scritto da nessuna parte che l'orientamento sessuale incida sul tipo di vestire o sul modo di comportarsi. Sì, però qui ha ragione lui, e qui è ancora colpa della Chiesa e del fascismo, la mancanza di educazione sessuale, perché nessuno spiega ai bambini questo, che essere omosessuali non vuol dire essere, come dire, devianti rispetto alla propria natura cromosomica. Perché poi come uno si veste dipende dalla famiglia, dalla città, dai gusti musicali, dal caso, dai suoi gusti, non dalla sua natura sessuale. Ci sono degli omosessuali molto femminili e molto materni, ci sono degli omosessuali che sono peggio degli eterosessuali più cattivi. Cioè, se Vannacci fosse omosessuale io non mi stupirei. Infatti. Io voglio appunto concludere questo dibattito con una domanda che riguarda in questo tavolo tecnico tutti gli ospiti, partendo dalla considerazione sulla educazione in generale, educazione sessuale, ma educazione anche al rispetto della persona. Ci sono delle studenti, siamo tutti studenti, professori, giornalisti, quindi professionisti. Il dovere del professionista, del professore, è di educare, quindi qui stiamo parlando anche a livello universitario. E poi anche la condizione dello studente in relazione anche al professore sull'affrontare determinati temi, quindi l'onere che ha il docente, quindi l'onere che ha comunque una persona che dà delle informazioni, deve prendere in considerazione anche chi riceve quelle informazioni, quindi come si coniuga lo studente universitario e il professore o professionista, quindi dovere di informazione, diritto all'informazione, come riusciamo a coniugarci? Quindi è una domanda che è aperta e conclude questa bellissima serata. A voi. Inizio io. Quindi tu, cioè, mi chiedi come facciamo noi giornalisti a coniugare il diritto o il dovere di informazione?
Beh, raccontando semplicemente la verità, le cose. Io sono un cronista, mi considero un cronista puro. Io osservo, ascolto, raccolgo testimonianze e cerco di riportarle in modo più fedele possibile. E questo è il mio primo dovere, insomma, no? Così come ho fatto con il libro, senza concreta, senza aggiungere. Io, vedi, scrivo anche di politica, a parte la cronaca, la cronaca giudiziaria, ma scrivo anche di politica. Tutti noi abbiamo delle convinzioni nostre, tutti noi abbiamo, insomma, un modo di pensare che è diverso dall'altro, però io quando scrivo, quando mi metto davanti al mio computer, cerco di estranearmi il più possibile dalle mie convinzioni e di riportare nel modo più fedele possibile, insomma, la verità dei fatti. Io penso che rispettando questo metodo si possa coordinare, insomma, il dovere e il diritto all'informazione, evitando quelle situazioni becere alle quali prima si faceva riferimento. Ben più complesso immagino sia, ma su questo ti risponderà Alessandro, il rapporto tra professore e studente, insomma. Sì, proprio riuscire a coniugare questa. Sì, ma devo dirti che mi hanno stupito. Cioè, tu prima facevi riferimento alle nuove generazioni, detto che ne abbiamo parlato. In alcuni casi mi hanno stupito, ad esempio a Scampia sì, lo hanno fatto, molto partecipi, molto aperti, molto inclusivi. In alcuni contesti invece nei quali pensavo di trovare delle determinate realtà sono stato smentito clamorosamente. Ma con la stessa cosa se parliamo delle nuove generazioni. Prima Alessandro faceva riferimento alla musica, che ai cantautori, alle grandi pop star che stanno aiutando, insomma, anche ad assimilare, ad assorbire questa. E beh, è vero in parte, perché noi, anche Davide lo racconta nel suo libro, Davide stesso è cresciuto con la musica di Renato Zero. Però nega di essere omosessuale, perché è di una vecchia generazione. Però lo nega, lui giura di essere eterosessuale, che tutti noi a Roma ci ritroviamo per terra da ridere. Potremmo però citare Freddie Mercury, potremmo citare Raffaella Carrà, considerata da tutti come un'icona da questo punto di vista. Eppure, così come non vuol dire fare parte di una nuova generazione, perché io purtroppo, anche Davide lo testimonia, tanti giovanissimi che nel corso degli ultimi mesi si sono scagliati contro di lui sui social. La questione è non di generazione, la questione è di educazione, di rispetto, di conoscenza. Perché, sai perché ti dico questo? Perché il rifugio di Davide, quando la sua situazione, Davide che adesso non vedo, però insomma so che è qui, quando lui aveva la necessità di rifugiarsi, insomma, per un certo periodo e di fuggire a quell'area pesante che si era creata a casa tra lui e i suoi genitori, sai dove andava Davide a rifugiarsi? Accolto dalla nonna di 80 e passa anni, che era perfettamente consapevole del suo orientamento sessuale, lo accoglieva a braccia aperte. E quindi non è una questione di generazione, di essere anziani o più giovani, è una questione proprio di formazione, educazione, apertura mentale e quant'altro, insomma. Intelligenza emotiva, infatti. Io invece, avendo due cappelli, quello del giornalista e quello del professore universitario, rapidamente vi dico cosa faccio. Come professore universitario leggo insieme con le mie studentesse e i miei studenti il simposio di Platone, che parla del più grande insegnante mai esistito, cioè Socrate, lei lo citava prima. E nel simposio, che tutti possono leggere perché è di una chiarezza assoluta, si racconta che Socrate era sposato con Santippe, la quale era incazzata nera, scusate il termine, perché Socrate ogni tanto scappava presso un bel ragazzo. Ma questa era la normalità quotidiana in casa di Socrate. Socrate non scriveva, però aveva tra questi ragazzi di cui si innamorava e che sono stati i suoi fidanzati Platone, il quale ha scritto tutto quello che Socrate diceva oralmente e ci ha trasmesso il sapere di Socrate e la rielaborazione del suo sapere. Ma il terzo grande filosofo su cui ancora oggi si basa la nostra filosofia occidentale è Aristotele, che era rigidamente eterosessuale, noiosissimamente eterosessuale, nel senso che aveva solo una moglie, non ha avuto credo neanche mai una scappatella.
Questo per dire che c'è posto per tutti, vi racconto questa storia e tutti escono tranquilli, perché ognuno poi si proietta o si identifica in Platone, in Socrate, in Aristotele e anche in Alcibiade, il più bel ragazzo di Atene che era innamorato perso di Socrate, che era piuttosto brutto, che gli si infilava nel letto e Socrate non ha mai voluto, l'ha sempre rifiutato. Quindi è una storia divertentissima in cui c'è veramente posto per tutte le reazioni emotive. Dal punto di vista giornalistico, ancora un grazie alla famiglia Berlusconi che, come sapete, ha di proprietà la Mondadori. E quindi chi, il giornale che tutte le settimane ci racconta degli amori dei personaggi famosi, mette continuamente in prima pagina, al centro di solito, o Pier Silvio o Marina, e nella foto accanto mette me che mi sposo con un uomo, mette me che passo l'estate con mio marito, con la figlia di mio marito, con la mia ex moglie e con altre varie persone a noi legate profondamente e affettivamente, cioè la famiglia allargata. Ecco, quella secondo me è anche una bellissima risposta ai giornalisti omofobi e misogini, perché la più importante rivista popolare di gossip della famiglia Berlusconi Mondadori, che si chiama Chi, diretta dal conduttore del Grande Fratello, fa questa operazione che è secondo me altamente educativa, e non perché riguardi me. Loro mi dicono solo: possiamo venire a fotografare la tua famiglia allargata? Dico certo che sì, sono un personaggio pubblico, la mia ex moglie è d'accordo, il mio compagno attuale marito è d'accordo, la bambina viene oscurata come vuole la legge, i cani sono ben felici e si divertono perché ci sono anche i cani. E questo secondo me serve moltissimo, come serve un bel film di Walt Disney. Allora, è chiaro che per raccontare la verità devi avere anche un editore alle spalle che te lo consente, è ovvio questo. Più che occuparci noi magari come collettiva di raccontare la verità e affrontare la realtà, ora passandomi un termine, effettivamente normalizzare, andare ad eseguire delle pratiche dal basso, riunirsi, utilizzare delle parole giuste, utilizzare una metodologia giusta, una metodologia intersezionale che non vada a tener conto solo di una problematica, non solo ed esclusivamente della lotta all'omofobia, all'omo-lesbo-bi-transfobia, ecco, ma andando anche a considerare i quasi diversi livelli, no, di discriminazione in cui magari una persona si può ritrovare a vivere, la discriminazione che effettivamente è una cosa sulla quale noi riflettiamo tantissimo, e penso che sia importantissimo riflettere su questa cosa, è letteralmente che tipo di discriminazione si troverebbe ad affrontare un uomo omosessuale, bianco, un uomo magari anche ricco, a differenza invece di una donna magari nera, lesbica e con delle disabilità. Più volte all'interno del dibattito stasera abbiamo effettivamente affrontato il tema dell'intersezionalità senza andargli a dare effettivamente un nome. Abbiamo parlato di diversi casi, abbiamo parlato di diverse persone, possiamo immaginare diverse persone. A volte diventa effettivamente anche difficile immaginare e proiettarci in quella che può essere la vita di un'altra persona. Per questo effettivamente noi, più che andare a fare il racconto della verità, andiamo a raccontare noi stessi anche come persone eterosessuali che magari abbiamo vissuto delle dinamiche di privilegio, o magari andare a riflettere sul nostro stesso privilegio, o magari ci ritroviamo a parlare con delle persone che a livello identitario magari possono essere incasellate lì, sono persone magari omosessuali, come dicevo prima, persone nere, e effettivamente andare a parlare tutti insieme di questa intersezione. Spesso magari mi ritrovo anche a pensare durante le assemblee, sembra anche noioso perché poi tutto quanto è collegato. A livello universitario, l'operato che fate sia come collettiva che come Politi School viene recepito, cioè nel senso la risposta c'è, sentite interesse in ambito universitario, ecco. Sicuramente c'è stato anche un interesse da parte delle istituzioni, effettivamente, e anche nel corso degli anni
all'interno dell'Unical, devo dire, si sono andati a sviluppare anche dei corsi proprio, delle materie, degli insegnamenti importantissimi. A me piace sempre citare violenza di genere e sessismo, che è una materia in cui si parla di qualsiasi cosa, a tratti anche di nulla. Cioè, si parla veramente di qualsiasi cosa noi possiamo immaginare. Si parla di prevenzione, di protezione, di sostegno alle persone. Poi si parla di metodologie, si parla tra l'altro di materie che effettivamente vanno a fare il lavoro di quell'educazione sessuale della quale molte persone hanno anche paura. E allo stesso tempo io penso, se lo possiamo fare in università, per quale motivo non lo possiamo fare magari all'interno della scuola pubblica? Perché poi non tutte le persone hanno la possibilità e neanche la voglia, anche giusto, di andare all'università e seguire determinati corsi. Da parte dell'università, da parte degli studenti, effettivamente c'è una risposta, c'è voglia di partecipare, allo stesso tempo a volte c'è anche paura di essere effettivamente accomunati a quel tipo di persone che decidono di fare attivismo in quella maniera così brutale, che ci si allontana effettivamente. In quel caso sì, è effettivamente un pochino triste, no? Nel vedere tante persone che effettivamente hanno delle tantissime potenzialità, avrebbero tantissime storie da raccontare, eppure non sentendosi tanto discriminate quanto decidono di ergersi al di sopra del loro privilegio, quindi ne abbiamo di tutti i tipi. Fortunatamente comunque con la collettiva abbiamo avuto, anche se è molto giovane come realtà, anche grazie all'appoggio di altri collettivi, di altre persone, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare tantissimo e soprattutto sì, di avere anche uno spazio fisico, ecco, che è anche molto importante, perché magari adesso le persone sanno che noi ci troviamo in quel determinato posto, praticamente in mezzo al ponte, e che se c'è bisogno di parlare sicuramente il lunedì ci trovano lì. Abbiamo uno spazio social, abbiamo, diciamo, ritagliato la nostra fetta. E cerchiamo soprattutto di rendere i discorsi quanto più fruibili possibili, spesso banalmente facendo delle feste. Facciamo una festa affiancata a un dibattito, allora in quel momento decidiamo forse di fare una chiamata alle arti e di coinvolgere in qualsiasi tipo di arte qualsiasi persona voglia. Non bisogna essere per forza omosessuali, non bisogna essere per forza donne per parlare di misoginia, per parlare di homo, lesbo, bitransfobia, non bisogna essere per forza persone nere, persone mix per parlare di razzismo, anzi dovremmo farlo tutti quanti. Allora, io sono brevissima perché la risposta è breve e la risposta su Eco sull'università, no. Nel senso, come Politics School siamo una realtà che in università come l'Università della Calabria, che è un'università molto variegata dal punto di vista delle associazioni, siamo una realtà, secondo noi, un po' scomoda, perché facciamo una cosa che può dare fastidio, probabilmente, perché fare informazione giusta, fare informazione corretta, parlare delle cose, informarsi, essere persone che, appunto, come pseudo, tra tantissime virgolette, giornalisti, ficcano il naso nelle cose, può dare fastidio, come può dare fastidio, non lo so, un fatto che organizziamo un evento, una cosa di questo tipo. Tra le persone che ci seguono, che magari sono parte delle nostre amicizie, quindi poi si espande, sì, c'è seguito, ci danno anche tantissimi consigli. Come risposta istituzionale, no, sono molto sincera, no. Abbiamo provato tantissime volte a organizzare eventi all'interno del territorio universitario palesandoci come gruppo Politics School e c'è stata una non risposta, non era una risposta negativa, era una non risposta. Quindi questa è stata la nostra esperienza, ma assolutamente non demorderemo, non davanti a queste cose sicuramente. Allora, vi ringrazio tantissimo perché è stata una serata bella, bella, piena di cultura, piena di informazioni, di concetti nuovi, nuovi ma anche già, cioè concetti già trattati e concetti nuovi che dovranno essere
successivamente, diciamo, in una prossima edizione riaffrontati, perché il nostro impegno non finisce in questa, ma ci vedremo alla prossima edizione. Io voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono stati qui con noi questa sera, e volevo, prima di concludere i ringraziamenti, lasciarvi con una domanda: che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? È una domanda semplice, cioè, se si riflette, che cos'è l'amore? Semplice, è alla portata di tutti, è alla portata di tutti. Penso che qualsiasi persona qui sia innamorata, ora di chi a me non interessa, però penso che qualsiasi persona qui sia innamorata. Quindi, che cos'è l'amore? Non lo so, datevi una risposta, poi alla prossima edizione ce la darete. Quindi io ringrazio qui gli ospiti, Domenico Latino, Cecchi Paone, Francesco Carbone, Aria, e ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio l'assessore allo spettacolo Dario Mercurio e il consigliere al turismo Lino Riccio, ringrazio i collaboratori Politi School, Ampi, sezione Sabina Bozzano, Liberi TV, Giulia De Fazio per le foto, e volevo ringraziare di cuore personalmente Riccardo, ma anche Officina Editoriale d'Acleto, quindi Marco, per il sostegno, i consigli che ci hanno dato durante non solo questa edizione ma anche quelle precedenti. Quindi siamo cresciuti grazie anche a loro. E poi volevo ringraziare i membri della consulta giovanile, perché sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo lavorato tanto, ogni giorno, abbiamo collaborato tantissimo, e grazie a questo impegno siamo riusciti a ottenere vari contributi, e quindi devo ringraziare gli sponsor che hanno appunto deciso di collaborare con noi e di sostenere questa iniziativa, perché un risultato l'abbiamo portato, e ne siamo fieri. Ora volevo appunto omaggiare il dottor Cecchi Paone con un regalo che è offerto appunto dalla gioielleria Aiello. Prego Antonio. La storia di questo dono è appunto, come mi indicava Antonio, indicata nello stesso regalo, ed è il simbolo del nostro comune. Allora, questo è il rosone che simboleggia la nostra chiesa di Cropani, della chiesa Santa Maria Assunta, sì, di Cropani, è stato fatto da Orafi, e lo vogliamo già a lei per il ricordo che abbiamo, per il ricordo di Cropani. Ma sicuramente, grazie, e io ricambio dicendo una cosa che è scientifica: qualunque cosa voi siate, non è né vostra colpa né vostro merito. Grazie. Grazie Antonio. Io ora passo appunto le redini della serata al nostro DJ set, quindi chiamo qui appunto prima, sì, però aspetta, chiamo qui appunto Antonio che appunto ci... sì, intratterrà la serata con il DJ set. E poi ovviamente invito il dottor Cecchi Paone a diciamo un'intervista che sarà appunto tenuta dalla dottoressa Claudia Mellati, che appunto con Politi School si dedicherà con appunto un'intervista nei suoi confronti. Pongo però una condizione, ovviamente sono entusiasta e onorato. Io ho fame, quindi che non duri troppo.